Anche un viaggio di 1000 miglia inizia con un passo. Ma quanti sono davvero in grado di compierlo? Quanti sono i viaggiatori e quanti invece si limitano ad essere turisti? Ed è più importante il viaggio come percorso di conoscenza o il viaggio interiore, che spesso ci porta a scoperte assolutamente inaspettate? Ecco il tema che ci accompagnerà stasera. Tenetemi forte, mi raccomando. E se per caso mi capitasse di rimanere in panne, beh, preparatevi ad aiutarmi a spingere. Ma cos'è il viaggio? Saramago ci insegna che il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto «Non c'è altro da vedere», sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quello che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che è cambiato posto, l'ombra che non c'era. Bisogna ritornare sui propri passi per ripeterli e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina. Agostino d'Ippona. Viaggiare non è altro che una seccatura. Di problemi ce ne sono sempre più che a sufficienza dove sei. Charles Bukowski. Ci sono viaggiatori e viaggiatori. E non tutti i modi di viaggiare sono simili. Bill e Wyatt sono due tipi apparentemente poco raccomandabili, con i serbatoi delle loro moto imbottite di droga e tanta voglia di libertà e di attraversare il sud dell'America in cerca di fortuna. Vengono arrestati per aver sfilato, che sembra incredibile, insieme a una banda senza l'apposito permesso e vengono aiutati ad uscire da un avvocato che decide di unirsi alla loro avventura. L'avvocato è veramente un tipo particolare. Il viaggio attraverso luoghi dell'America intrisi di perbenismo bigotto e di falso moralismo. Sono capelloni quei due e assieme a quel particolarissimo avvocato compongono un trio inconcepibile alla fine degli anni 60 e danno fastidio, sì. La loro presenza è causa di imbarazzo. Capita così che l'avvocato viene ucciso, ammazzato in una vigliacca imboscata notturna, fatto fuori da dei bifolchi di uno squallido paesino dell'America del Sud. Ovviamente questa è la trama di Easy Rider, un racconto amarissimo e crudele, il cui finale volutamente indigna, lasciando senza parole, per denunciare lo squallore e la paura della provincia bianca e borghese del sud del 1969. Una paura che si manifesta rozzamente nei confronti di qualsiasi minima e pericolosa traccia di diversità, di cambiamento. Gran film Easy Rider, dove interpreti e musica sembrano danzare all'unisono una ballata disperata, senza scampo, dove l'unica soluzione è la fuga selvaggia verso la deriva. Come tutti i grandi viaggiatori, ho visto più di quanto ricordi e ricordo più di quanto ho visto. Benjamin Disraeli. E quando il corpo è tra quattro mura che lo spirito fa i suoi viaggi più lontani. Augusta Amiel Lapeyre. Chi viaggia senza incontrare l'altro, non viaggia, si sposta. Alexandra David Neal. Viaggiare è camminare verso l'orizzonte, incontrare l'altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino. Luis Sepúlveda. Ci sono molti tipi di viaggi. Negli anni 60 e 70 il viaggio era il trip,
un uso spericolato e indiscriminato degli allucinogeni, che permettevano al viaggiatore di aprire le porte della percezione. Ecco, stasera vi racconto di un mio amico che viaggiando divenne Chekan, il silenzioso. C'era questo tipo, un amico davvero speciale, nato nel mio stesso quartiere, in una zona della periferia orientale di Napoli. Andavamo assieme al liceo. Un giorno decisi di diventare un falco. Un falco a Napoli è uno della polizia in borghese che fa parte di una squadra molto speciale, gente dura tosta, sempre a bordo di motopotenti. Ecco, lui era uno bravo nel suo lavoro, un vero duro. Un giorno accadde qualcosa, non posso dirvi cosa, ma accadde qualcosa che lo cambiò per sempre e fuggì. Fuggì scegliendo la strada più breve. Decise che avrebbe cominciato a viaggiare, ma in un modo davvero poco consono. Fu così che intraprese il suo primo viaggio, ricordando quello che aveva appreso da ragazzo a Londra. Prese un aereo e partì per il Messico, in una città che adesso non posso svelarvi. Lì, grazie a una guida locale, fece 3 giorni di viaggio in jeep fino al deserto. Lo attendeva uno sciamano, un vecchio matto antico quanto la parola droga. Lo fece sedere fuori dalla tenda, vicino al fuoco, e preparò per lui il piccolo fumo. Fu così che Chekan apprese che la paura è il primo nemico naturale che l'uomo deve superare lungo la strada verso la conoscenza. Apprese inoltre che il viaggio verso il proprio io è una sfida per chi non teme la morte, che bisogna assumersi la responsabilità dell'essere qui, in questo mondo meraviglioso, in questo tempo meraviglioso, e che resterà in questo mondo solo per breve tempo, un tempo troppo piccolo in verità, per assistere a tutte le meraviglie che ci riservano. Chekan tornò dal suo viaggio, ma era infelice, perché il suo scopo era diverso. Lui voleva dimenticare completamente, dimenticare qualcosa che aveva anche semplicemente paura di pronunciare. Quindi partì nuovamente. Noi cercammo di fargli capire che era assurdo, ma lui decise di partire verso la terra dei sogni e viaggiò, danzò, dormì e si perse con gli aborigeni australiani. Fu solo il suo corpo a ritornare dopo alcuni anni tra di noi, non la sua mente. La sua mente ormai era bruciata, completamente fusa. A tratti era con noi, ma poi si perdeva nuovamente in viaggi che non ci è dato conoscere. Per questo lo chiamavamo Chekan. Lui aveva questa meravigliosa postura da samurai, ma era eternamente silenzioso. Se stavolta era riuscito nel suo intento, aveva dimenticato. Peccato che lui non fosse più qui tra noi. Non mi dire quanto sei educato e colto. Dimmi quanto hai viaggiato. Ma ometto. Il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta. Il fine del viaggiare è il viaggiare stesso e non l'arrivare. Tiziano Terzani. Una macchina veloce, l'orizzonte lontano e una donna da amare alla fine della strada. Jack Kerouac. Si può sempre andare oltre. Oltre non si finisce mai. Jack Kerouac. L'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze. Christopher McCandless. Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto. Easy Rider. E poi ci sono i sogni d'occhi aperti, quelli che ci permettono di fare il viaggio più bello,
quello che facciamo sulle ali della libertà. Perché un uomo davvero libero lo riconosce dai suoi sogni, dalla bellezza dei suoi sogni. E non è forse attraverso il sogno che un artista riesce ad avere la visione di quello che sarà la sua opera? Non è attraverso il sogno che un artista trova la forza per andare avanti e continuare nella ricerca che lo porterà ad affermarsi o a fallire. L'arte è il viaggio più bello ed è anche il più difficile da compiere. Ecco, l'ultima piccola storia che vi racconto narra di uomini di musica, ma potrebbe raccontare di stanchi DJ che tornano a casa all'alba, di scrittori in cerca della musa smarrita, di attori stanchi di trascinarsi da un albergo all'altro. Una storia che parla di arte, suole consumate e tanta, tanta strada. È una storia in musica. Autostrade e sale da ballo. Una buona canzone ti porta lontano. Scrivi della luna e sogni le stelle. Blues in vecchie camere di motel. Ragazzi nella macchina di papà. Canti delle notti e ridi delle cicatrici. Al mattino caffè e pomeriggio cocaina. Parli del tempo e sorridi delle stanze. Telefonate a lunga distanza per chiederti come stai. Parli solo dei successi e dei fiaschi, mai. E quando ti fermi, è solo un'altra città lungo la strada. È arrivato il momento di salutarci. Non mi resta che augurarvi lunghi giorni e piacevoli notti, e mi raccomando, non fate troppi bravi, se potete. Appunti d'altro quando è un programma scritto e condotto da Giovanni Scafoglio. Voce fuori campo, Elena Imperatore. Si ringrazia per la collaborazione Gianni Tamburelli.